Ma nella tua quotidianità, diciamo, il bagaglio di esperienze che tu ti porti dietro, cioè tu riesci Enorme. ancora, io faccio una domanda quasi a provocazione, a girare ancora quel pezzettino di salame? Ah, certo. E come, cioè, faccio un esempio. Ma io guarda, io ogni giorno cerco di sorridere innanzitutto alle persone che mi sono di fronte, perché quando io mi vedo sorridere, poi sto bene io. E quindi cerco proprio il sorriso. Molte persone sembrano quasi infastidite da questo mio atteggiamento, magari sempre allegro, sempre Dice, ma questo felice. che c'era Ma da che vuole ridere? questo qua? Sono quasi invidia, sembra incredibile questa cosa. Ma io se posso aprirmi una bottiglia di vino buono, io me la apro, ma senza un'occasione, perché so che quella è una buona sera. So che io questa sera avrò il mio cuscino, ancora adesso dopo 10 anni, sono passati 10 anni. Assolutamente, cioè è proprio cambiata la mia vita da questo punto di vista, proprio cambiata tanto la mia vita. Accarezzo le persone, cosa che non facevo. Io i miei studenti li accarezzo, potrei anche avere degli Dice, ma questo infraintendimenti. che Oh, vuole? no, però ma Però che loro capiscono che no, assolutamente. comunque Cioè, poi sai, ragazzi, c'è tutto un capitolo, una serie di pagine in questo libro in cui c'è il molto rapporto con belle. i ragazzi sono Infatti è splendidi, questo che ti volevo sono chiedere. Ci racconti un splendidi. po' il rapporto con la tua relazione con i ragazzi, con i tuoi studenti, Allora, guarda, perché poi vuoi dire, tu dici anche che ti hanno aiutato molto. tanto, tantissimo. Si trovano in questo libro alcune lettere con tutti gli errori di ortografia e di lessico, esattamente come me le hanno mandate, ne ho scelte alcune, le ho scritte uguali. Uguali. L'hai rimessa uguale In cui ci sono le lettere che loro mi hanno scritto quando io sono stato ricoverato. Qualcuno mi ha addirittura rivelato i primi sentimenti che aveva verso di me, e torna e ti prego, mi sono innamorato di un uomo, non è possibile, cose, preghiere, c'è una preghiera bellissima che mi ha scritto una mia allieva che diceva non so se questa è una preghiera o una poesia, io però credo che sia adatta a questo momento. E adesso, quando io entro in classe, io i ragazzi, guarda, ti che poi danno una adesso sono forza, altri sono altri ragazzi, ragazzi, altre è un'altra storie. scuola, tra l'altro. All'epoca erano una scuola cattolica in cui sono stato benissimo con i fratelli delle scuole cristiane con cui sono stato benissimo. Adesso sono una scuola pubblica E dove tu che fai sto altrettanto racconti bene. senza problemi? Assolutamente no. I miei Non allievi hanno racconti letto nulla? tutto. No, no, assolutamente, senza nessun problema. Ah, ah, ah. No, no, no. I miei allievi hanno letto tutto il libro, verranno alla presentazione del secondo romanzo, sono stati promotori, si sono fatti un sacco di risate perché le storie che sono raccontate lì, gli aneddoti È sono le vero. loro storie, no? Quando copiano, quando vengono i genitori al colloquio. Assolutamente, guarda, è un Senti, dicevi una bel cosa, mondo. la malattia comunque ti ha portato comunque a guardarti intorno e tra questo hai capito anche che comunque ti sei affidato in qualche modo anche alla fede. Tu mi dicevi, non sono un praticante di questi, come dire, dico tra virgolette, fissati, passatemi il Sì, termine, però guarda, comunque a un certo punto tu ti sei affidato, hai in qualche modo riscoperto la fede. sono arrivato a una conclusione, no? Che la fede è proprio una cosa che non va né giù, il modo in cui si ha la fede, il Ecco, modo, no? La bravissimo. fede è una cosa, però il modo in cui uno sente la fede, Come decide di viverla? come decide di viverla, non va giudicato. E ci sono alcuni momenti che io ho visto e ho osservato che non avevo visto e non avevo osservato. Mi piace, mi occupo di scienza, quindi mi piace di fa fare questo paragone. Cioè, la fede può essere solida o liquida. Può essere solida, nel senso che ha quella forma e quella forma resta per sempre. E il solido ha le dimensioni reciproche che non cambiano, no? Cioè, le Certo. distanze rimangono le stesse. E poi c'è una fede liquida, che è quella che io sento, in cui si infiltra laddove tu non pensi che si possa infiltrare. Ti chiama quando tu non pensi che ti possa chiamare e la cerchi quando mai avresti pensato di doverla cercare. Questa è una bellissima definizione. E io, guarda, sono arrivato in momenti della mia vita non necessariamente corrispondenti alla malattia, ma successivi, in cui non ho mai chiesto dammi la forza, guardando il cielo, no? Poi io ho mia mamma in cielo e sono convinto che sia lì che mi guarda, non lo so se è vero, se non è vero. Sicuramente se c'è il paradiso lei è al sole, di sicuro, perché è una persona che deve stare al sole. Però quando guardo il cielo, quando ho guardato il cielo nei momenti difficili, non ho mai detto aiutami, risolvimi la mia malattia, dammi la Fammi la salute. grazia. No.
dammi il coraggio di farcela, di lottare per farcela, perché io devo trovare la forza e non sempre l'ho avuta. Però il conforto che ti può dare la fede è un conforto che forte, ma lo devo sentire, non me lo devono imporre, io lo devo sentire. Quindi quando vado a messa, a me la messa, scusami il termine, mi acchiappa. Perché sì, sì, quando c'è, spesso poi vado a messa dove c'è un prete che ho avuto con me in ospedale quando mi sono fatto la protesi all'anca, ci siamo conosciuti in ospedale, quindi lui mi manda i messaggini, sono in quella chiesa, io vado e mi guarda, messa itinerante. E lui mi guarda, poi non lo so se hanno fatto in quella chiesa, in molte altre chiese, il crocifisso con la foto di Gesù che guarda il posto in cui sono seduto io, ma mi guarda e a me mi porta via, quindi io sono proprio coinvolto, ma devo sentirlo. Ecco, certo, quando ti dico che non sono, che è liquida, perché sono dei momenti in cui non lo sento, ma quando lo sento davvero e veramente mi porta via. Con questo Papa, per esempio, sono impazzito. Siamo tutti entusiasti. È una cosa che mi ha commosso, non so come mai, perché. Perché usa parole semplici, secondo me. Guarda, usa parole semplici, ma non è semplice. No, certo. È una grande arte, quella di spiegare le cose complesse, non difficili, complesse, con la semplicità. Ma io immagino che comunque un minimo tu ne sappia di questo, perché spiegare, come dire, teoremi, certo, cose scientifiche a dei ragazzi di 14-15 anni, bisogna usare parole semplici. È una capacità quella di non di svuotare addosso agli altri la propria saccenza, ma di mettere gli altri nelle condizioni di essere curiosi della mia saccenza. Ed è quello che secondo me sta facendo il Papa. Sì? Senti, l'altro libro tu hai scritto, perché insomma ci hai preso gusto e devo dire che ci riesce anche bene. Metà di tutto esce in questi giorni. Esce in questi giorni. E il desiderio è sempre, come dire, una sorta di prosecuzione di quello del che, progetto. Dobbiamo, se mi consenti, perché poi tu con i soldi che hai ricavato, non è che casa no, o altro. No. Cioè, tu non hai. Come nasce? Ecco. Come nasce? Un medico mi ha detto: tu sta storia la devi scrivere. Il modo in cui tu sei stato lo devi scrivere. Io avevo donato dei televisori all'ospedale. L'ospedale? Ho Molinette di Torino. Molinette di Torino. 18 televisioni, con fatica le ho donate, vuol dire regalate, quindi nessun costo. Però l'ho fatto con fatica, perché la burocrazia che sta dietro è molto difficile. E dopo i televisori ho detto: continuiamo a donare. Quindi con il ricavato del libro io ho fatto una cosa bellissima. Quando uno sta male va in un reparto che si chiama reparto di rianimazione. Certo. Perché ci sono degli strumenti là. E deve abbandonare i propri infermieri, i propri genitori e i propri medici, andando in un posto con altri infermieri dove non c'è questo rapporto di mesi, no? C'è un po' più di distacco. Ho detto: compriamo gli strumenti e portiamoli là, è facile. No? Ma costano tanto. Ho detto: vabbè, dai, in 2-3 anni li compriamo, quanto ci vuole? Guarda, è uscito novembre, a febbraio io portavo gli strumenti in ospedale, c'era un ragazzo che stava per essere spostato, un 17enne milanista tra l'altro, quindi una disgrazia. Io sono juventino, E ho letto questa cosa, non l'avrei mai tirata fuori, ma purtroppo. Non volevi tirarla fuori. E la mamma aveva il giubbotto addosso perché doveva andare a casa, perché non la facevano entrare. Abbiamo detto alla mamma: guardi signora, è arrivato Marco con questo, si tolga pure il giubbotto. Io ti lascio la serata per immaginare gli occhi di quella donna. E questo grazie al primo libro. Allora, come fai a non scriverne un secondo, pensando che magari puoi regalare qualcosa, puoi donare qualcosa? Ci può essere ancora uno. Esatto, lo sto facendo già in 3-4 ospedali e questa cosa mi fa star benissimo, perché compro cose, io non do soldi, le compro e le porto, quindi compro tutto io. Non perché non mi fidi, ma preferisco. No, è assolutamente condivisibile. Allora io, Eugenia, vedevo che seguivi con grande attenzione. Senti, ma ci puoi dire brevemente, proprio se possiamo, perché diciamo la festa dei limoni, abbiamo insomma in qualche modo la tua storia, le tue impressioni, sì, le tue sensazioni. È un romanzo, perché poi c'è un rapporto sempre, padre, diciamo, figlio messo, maschio, certo. In realtà io ho due figlie femmine, in realtà certo. Poi c'è un bambino, è molto che autobiografico. È un romanzo, abbastanza, sì. Oh, questo, anche questo mi dai di tutto? Questo qua meno. Questo meno, c'è un personaggio nuovo che questa volta è una donna, quindi ho dovuto fare lo sforzo di mettermi nella testa di una donna, che è tutta un'impresa, voglio dire. Capisco. Capisci? Da tutti. E con 4 amici che si conoscono grazie a questa storia, è una storia incredibile che io ho percepito,
tra le mie presentazioni, i miei incontri, è una storia che nella tua, diciamo, nella tua nella vita. Vita che è seguita alla pubblicazione, certo, del primo libro. Ho incontrato tante persone che mi hanno raccontato le loro storie, mi hanno scritto le loro storie, ho percepito una storia. E ognuna di queste è stato un input che tu poi hai messo in mezzo. In particolare, e ho percepito questa storia e ho voluto fissarla. E quindi io ritengo sia una storia bellissima, ma pazzesca. Un po' più noir come Elena, c'è tanta scuola di mezzo, c'è tanta ironia, siccome nel primo libro si ride molto anche nel secondo libro, spero di poter donare, voglio comprare le poltrone per passare la notte, perché lì non si possono portare da fuori perché sono piene di batteri, certo. E allora bisogna comprarne di quelle comode, come questo divano, per poterle mettere giù e che ci sia una moglie, cioè, i malati di leucemia non sono sempre bambini, perché c'è questa... I malati di leucemia sono dei bambini, no, c'erano anche degli adulti che hanno delle mogli e che hanno dei figli che vanno a passare le notti alla mamma. Quindi comprare due poltrone, di quelle che costano anche molti soldi, se riesco a comprarle con questo secondo libro, le voglio portare in questo ospedale. Chiediamo alla regia se possono inquadrare questo. Allora, metà di tutto, Marco Braico, Effata editrice che ha creduto in me. Dove lo troviamo? Su internet? Lo trovate su internet, lo trovate in versione digitale e cartacea, ma in tutte le librerie, certo. Potenzialmente, se si ha un libraio che ha voglia di ordinarlo. Certo. No? Vabbè, uno lo chiede, può andare anche, diciamo, alla più grande libreria di Roma. Sì. Mi ordini questo, sì, io non quindi credo. Quindi guarda, le dinamiche delle librerie sto imparando a conoscerle, però un libraio capace, bravo, lo ordina in una settimana, in 10 giorni il libro arriva, se uno lo vuole il libro ce l'ha. Se vuoi arrivare lì con il titolo, è semplice. Braico Marco, ma non lo so. Poi c'è tutto. Il sito www.lafestadeilimoni.it, che è il nome del progetto intero, in cui ci sono tutte le foto delle cose che abbiamo donato, delle cose... Guarda, i soldi sono in una cassettina di metallo che gestisce mia figlia, è tutta una cosa molto in famiglia, una cosa un po' grezza se vogliamo, non c'è un'associazione. Ma grezza non mi piace, diciamo spontanea. Sì, è una cosa piccola, però piccoli obiettivi, no? Il carrello per portare le flebo. Dici, ma beh, però non lo comprano, hanno tutte le ruote, sai i carrelli del supermercato con una ruota che si inchioda? No. Ecco, quelli là sono uguali, se li scambiano di notte da un letto all'altro per andare in bagno. Allora, li voglio comprare nuovi tutti. Questa volta voglio comprare i nuovi per tutto il reparto. Sono cose piccole, però io so che posso raggiungerle. Fanno la differenza. So che posso raggiungerle, danno il comfort. Grazie. Capisci? Marco. Allora, grazie, veramente auguri, in bocca al lupo.